a tutti amici delle Sante Corde, benvenuti in questo nuovo video. Oggi farò una recensione divisa in tre parti di questa NC450 di TP-Link. Nella prima parte vi farò un breve unboxing del prodotto, successivamente parleremo un po' di come mi sono trovato con questo prodotto, vi farò vedere brevemente come installarla. Molto probabilmente farò anche un video dedicato solo per l'installazione. Eccola qua la NC450 di TP-Link. Una telecamera che mi ha soddisfatto particolarmente, soprattutto anche il prezzo, troverete il link in descrizione. Qui vediamo che praticamente può fungere sia quando c'è praticamente buio, quindi night vision, al motion detection, cioè praticamente nel momento in cui rileva un movimento vi manda una notifica tramite l'app, oppure delle foto tramite mail. Abbiamo la possibilità di inserire una SD card per i video 360 gradi e soprattutto wifi e cavo ethernet. Dopo andremo a parlare meglio di questo prodotto. Una volta aperta la scatola troveremo un logo Cover Any Angle From Anywhere. All'interno troviamo, non vi preoccupate, l'alimentatore è qui, ve lo farò vedere dopo perché c'è una chicca anche sull'alimentatore. Troviamo la varia manualistica, fortunatamente anche in lingua italiana, e soprattutto abbiamo una patch RJ45 da circa 50 cm, questo splitterino poi, che dopo vi dirò cos'è, ed è un'altra chicca, la mettiamo qua insieme all'alimentatore. Questa è praticamente una staffa che serve a cosa? Praticamente potete fissare questa staffa a muro con i tasselli, viti e quant'altro che troverete all'interno della confezione. All'interno della confezione abbiamo anche un adesivo, così vi aiuterà per fare i fuori a muro, ma non solo a muro perché ci sono diverse viti, le potremo fissare anche al cartongesso e quant'altro. Vedete, abbiamo tutta la varia viteria con i due tasselli. Li lasciamo un attimo da parte, lasciamo da parte anche un attimo la sagoma. Qua attaccherete l'IP camera e sostanzialmente per collegare poi l'IP camera tramite il perno, l'IP camera sotto a un foro, e sostanzialmente in questo foro potrete avvitare questo gingillo che serve per praticamente stabilizzarla su questa staffa. E poi la staffa in se stessa praticamente permetterà di orientare l'IP camera in quasi 180 gradi e quindi avrete massima libertà di utilizzo. Questo credo sia un plus non da poco. Questo è un tappino per coprire qualcosa, non lo so. Abbiamo tutti i prodotti che sono sostanzialmente ben coperti con questi sacchettini, ma andiamo a parlare dei chicchi, dei gingilli magici che praticamente vi spiegherò in questo momento. Allora, questo lo lasciamo un attimo da parte, intanto vi parlo dell'alimentatore, che per le persone magari un po' più green vi interesserà, è praticamente un alimentatore da 12 volt con un'uscita di 1 ampere ora. Ora la fotocamera non mette a fuoco, ma fidatevi di me, anzi ha messo a fuoco, vedete, 12 volt 1 ampere ora. Ma questo alimentatore praticamente ha la parte diciamo maschio che potete inserire direttamente nell'IP camera con un filo che è abbastanza lungo, ma alle volte potrà sembrare corto, vi potrà servire magari più lungo, e TP-Link è venuta incontro mettendo praticamente una femmina dall'altra parte che potete andare a giuntare con questo alimentatore ed avere altri 2 metri abbondanti dall'altra parte, più il cavo dell'alimentatore, quindi avrete spazio sufficiente. Ma la cosa bella che praticamente TP-Link ha implementato in questa IP camera è che sostanzialmente potrete dare l'alimentazione all'IP camera anche attraverso solo il cavo ethernet, quindi non servirà l'alimentatore. Come? Praticamente metterete questo alimentatore, cioè l'alimentatore praticamente solito, classico, lo collegherete a questo injector PoE, ok? Qui nella parte PoE metterete l'IP camera e nella parte LAN il router. Potete andare dalla parte LAN all'IP camera 60 metri, ok? Quindi io questo gingillo lo tengo vicino al router, collego la parte poi all'IP camera, vado 60 metri e qui ci metto un cavo di 10 cm che va al router.
Quindi sostanzialmente potrete collegare l'IP camera soltanto con il cavo Ethernet senza dover portare l'alimentazione. Penso per esempio nel caso in cui non abbiate ad esempio l'alimentatore da 220 volt, la presa da 220 volt nella parte appunto dove andrete ad installare l'IP camera. Lasciamo un attimo da parte la confezione, la spostiamo qui da parte ed andiamo a vedere l'IP camera. Allora, nella parte davanti abbiamo il loghettino TP-Link, il LED che si diventa verde vuol dire che l'IP camera è collegata al Wi-Fi, se è rosso vuol dire che manca il collegamento. Questo è il sensore dell'IP camera. Non vi ho parlato di specifiche tecniche, ve ne parlerò nell'esperienza d'utilizzo. Qua abbiamo l'ingresso per l'alimentatore, e se invece la portate tramite Ethernet, questo non dovrete collegare nulla, ma collegherete soltanto nella parte Ethernet. Qui l'ingresso micro SD e l'antenna che ha un attacco RP-SMA, e quindi volendo potrete andare a sostituire l'antenna nel caso in cui la colleghiate Wi-Fi per aumentare la resa dell'antenna e quindi magari metterla più distante e quant'altro. L'antenna chiaramente è orientabile, ok? Qua fa un 360 gradi, mentre invece dall'altra parte fa soltanto 90 gradi. Si può ovviamente roteare. Questo è lo speaker, perché con la stessa IP camera possiamo parlare e far sentire la nostra voce a chi sta vicino all'IP camera, e nello stesso tempo abbiamo il microfono nella parte frontale, ovvero possiamo sentire, quindi abbiamo un microfono ambientale per sentire cosa succede, e quindi non soltanto vedere, ma possiamo anche sentire cosa succede appunto nella nostra abitazione. Quindi un prodotto che secondo me vale la pena di acquistare se avete problemi di sicurezza. Adesso andiamo un attimino a parlarvi di come mi sono trovato in questi circa 30 giorni di intenso utilizzo di questo prodotto. Seguitemi! Vi dico che la risoluzione di questa IP camera è la 720p, quindi una risoluzione HD, non per esempio una risoluzione full HD come la mia Foscam R2, che molti di voi conosceranno perché avevo già fatto una preview di quella, però poi non l'ho mai recensita perché in realtà ha qualche problemino sul cloud serio, cosa che invece non ho trovato per esempio su questa NC450. Vi ho fatto vedere dietro com'è la porta Ethernet, il fatto che ha il PO eccetera. 720p secondo me sono sufficienti, ma in generale ho trovato qualche difetto su questi IP camera. Ne ho trovato uno in parte, un difetto che vi elencherò alla fine, vi dirò alla fine. Non è grandangolare, quindi non ha un grandissimo raggio d'azione, non prenderete praticamente tutta la casa nonostante magari abbiate una casa piuttosto stretta e larga, però diciamo comunque per il prezzo che costa secondo me vale la pena di acquistarla. Nell'applicazione cosa troviamo? Nell'applicazione, oltre al motion detection, ovvero quando l'IP camera arriva un movimento, vi manderà una mail con delle foto e vi avviserà anche e con una notifica dall'applicazione che appunto ha ricevuto una notifica, diciamo ha rilevato un movimento. Questo perché? Per un fattore di sicurezza, puramente di sicurezza, nel momento in cui rileva un movimento è giusto che voi sappiate che l'ha rilevato, quindi entra un ladro, manda le foto, fortunatamente a me in un mese non mi è mai capitato. E è importante questo perché? Perché nel momento in cui rileva un movimento vi manda appunto le foto, e quindi voi potete controllare se è un falso allarme, quindi ad esempio, non lo so, un po' di polvere che è passata davanti all'IP camera, a me è capitato. E infatti c'è un'altra funzionalità che è carina, che permette per esempio di diminuire o aumentare tre livelli la sensibilità del motion detection, quindi alto, medio oppure basso. E non solo, con l'applicazione sempre dall'app possiamo addirittura selezionare le zone dove capterà il motion detection, e questa è una funzione plus al 100%. Vi faccio un esempio: ad esempio avete un animale in casa, l'IP camera punta la vostra finestra, ma puntando la vostra finestra prende anche molto altro spazio, ad esempio il pavimento e quant'altro, o comunque altre zone. In quel caso voi potete fare una cosa veramente figosissima, praticamente selezionare l'area del motion detect soltanto nella finestra oppure nella zona interessata, in modo tale che se il cagnolino sotto vi cammina in casa, il gatto, l'animale eccetera, non rileverà il movimento, e quindi soltanto nel momento in cui verrà aperta la finestra rileverà il movimento. Questo è un plus davvero eccellente. Poi la possibilità di schedulare il motion detect, quindi attivarlo in determinati orari. Ad esempio, uscite di casa alle 8 della mattina, potete
dire: ma sì, il motion detection io lo faccio attivare dalle 9, così sono sicuro che sempre sarò fuori di casa, e lo faccio disattivare per esempio alle 7 di sera, ok? Perché rientro a casa alle 7:30. Poi dall'app avete la possibilità comunque di disattivarlo oppure attivarlo. Ad esempio, io facevo in questo modo: quando uscivo di casa con l'applicazione facevo uno swipe su acceso e magicamente accendevo il motion detection. Ma la cosa brutta di questa IP camera arriva proprio qua, perché sono consentite massimo 60 notifiche al mese per mail, mentre invece per quanto riguarda l'applicazione non vi è limite. Ma con l'applicazione non avete modo di ricevere le foto del motion detection rilevato, quindi invece con la mail sì, ma ne avete solo 60. Però secondo me è poco male, perché nel momento in cui riceverete una notifica, cliccherete sull'IP camera e andrete a vedere se di fatto c'è qualcosa che non va. Un'altra cosa bellissima che questa IP camera ha è che praticamente, come vi parlavo prima, c'è la possibilità di avere un microfono ambientale, ovvero potete sentire di fatto quello che succederà a livello audio all'interno della vostra abitazione. Ed è una funzione che alle volte può rivelarsi fondamentale. Un'altra cosa che è assolutamente fondamentale dire per quanto riguarda questa IP camera, che ha la visione notturna. Cosa vuol dire visione notturna? Ha ben 7 infrarossi che praticamente riescono a farvi vedere anche in una stanza completamente buia. Vedete infatti nel video che sto facendo vedere adesso, questa stanza era completamente buia e sostanzialmente viene illuminata, quindi anche di notte riuscirete comunque a verificare la vostra abitazione con questa NC450. Un'altra cosa che forse mi sono dimenticato di dire per quanto riguarda il motion detection, che non solo ha il rilevamento del movimento, ma anche il rilevamento del suono, ovvero potrete decidere di attivare il rilevamento del suono, per esempio, e disattivare quello del video. Quindi nel momento in cui qualcuno passerà davanti nulla accadrà, nel momento in cui vi è un rumore, che anche lì potete tarare in 3 livelli, l'IP camera si azionerà e vi manderà un'allerta. Ok ragazzi, a me pare di aver detto veramente tutto di questa NC450 e credo importante di poterla acquistare in tutte quelle particolari situazioni dove appunto avete bisogno di una particolare sorveglianza, sempre presente e ben funzionale. Io con questo video vi ringrazio, ringrazio TPLink per avermi offerto il prodotto in prova e saluto due carissimi colleghi, Rocco e Giancarlo. Io vi ringrazio e al prossimo video. Ciao ciao!